Non è male, speriamo. Speriamo che me la cavola. Jack! Ciao grande Pino, cosa ne pensi del Royal Republic? Li conosci? Un bacio Sonia. Royal Republic? No, mi spiace Sonia, bacione. Ciao Pino, volevo dire a quella ragazza che prima ha detto di sentirsi orretta, di non dire così e di essere se stessa e che vedrai che troverai qualcuno, per favore leggetelo. Ma sicuramente, dai, figuriamoci. Dai. Ciao Pino, cosa ne pensi del movimento Prog anni 70 e in particolare di gruppi come Loro Meglio Santa e della New Wave italiana anni 80, tipo Diaframma, Neon, eccetera? Non pensi che in Italia ci siano pochi artisti in grado di dar vita a nuove torrente musicali? Sai, in quel periodo lì c'ero anch'io con la mia band a Napoli, insieme a Osanna. Ci chiamavamo gli ebrei, giusto sempre per provocare. Ho vissuto tutto quel periodo, è stato veramente un periodo magico, magico. Si scopiazzava anche in quel periodo, però c'era molta creatività, moltissima. Dovrebbe tornare un periodo così. Ma bisognerebbe fare il lavaggio del cervello prima ai musicisti e poi alla gente. Ti devo ammazzare per trovare un cacchio di lavoro? È diventata una situazione insostenibile. Io emigro, ma il pezzo che avete mandato poco fa dei Megadeth non era dell'album Countdown to Extinction del 92? Yes. Rock and Roll, Simone. Yes, è Jack che mi dice stronzate, è vero. Confermo. Dite ai nostri governanti queste cose, dite ai nostri governanti che si dovrebbero solo vergognare, capito? Di sentire solo che un giovane si lamenta e dice una roba del genere per trovare un lavoro, si dovrebbero solo vergognare.